Allora, l'ufficio sanitario provinciale potrà beneficiare di un'attrezzatura moderna, digitale, per il collegamento con la centrale 118 di Bari. E questa attrezzatura sarà data in comodato d'uso dalla Cardioline di Milano, che è un'azienda leader nel settore, e per tutta la durata del protocollo d'intesa, che sarà circa un anno. È un'attrezzatura veramente innovativa che consentirà in tempo reale, circa 3-4 minuti dalla registrazione dell'elettrocardiogramma, di avere una refertazione da parte dei cardiologi di Bari. Quindi saremo una sorta di propaggine del 118. Il funzionamento è molto semplice, vengono applicati ovviamente gli elettrodi al soggetto che deve fare l'esame, il segnale viene trasmesso dagli elettrodi al tablet, il tablet ha una SIM che a sua volta manda in rete tutto il segnale elettrocardiografico e una centrale di refertazione remota, che in questo caso è presso il Policlinico di Bari, dove ci sono dei cardiologi, vedono il segnale, lo refertano, lo rimettono in rete e direttamente dalla rete la questura, i medici della questura lo pescano per capire qual è la situazione clinica del paziente. È una macchina che è presente qui in questura di Foggia, la utilizza il servizio 118 di Regione Puglia, Regione Lazio, Regione Lombardia e circa 200 ospedali in Italia. Sì, diciamo siamo passati dalla sperimentazione, ormai sono passati più di 3 anni, abbiamo fatto quasi 500.000 prestazioni, ogni anno ne facciamo 200.000. E il sistema riguarda l'emergenza e urgenza di tutte le emergenze cardiovascolari della Puglia attraverso il 118 e attraverso i punti di primo intervento degli ospedali riconvertiti. Qui abbiamo un'importante rivoluzione, passiamo dal sistema di emergenza e urgenza a un sistema di prevenzione. Infatti con la questura di Foggia, probabilmente con un sistema che porteremo in altre questure, abbiamo seguito dei agenti di polizia. Quindi, per meglio identificare il quadro cardiologico e quindi passare da un sistema di emergenza urgenza a un sistema di prevenzione, di presa in carico cardiologico. Assolutamente, d'altronde la telemedicina oggi, non solo la telecardiologia è più accentuata in Puglia la sperimentazione perché siamo la prima regione ad aver adottato sistematicamente i sistemi di telecardiologia nel sistema 118, non vi sono altre regioni in maniera così sistematica, ma la telemedicina oggi è praticamente obbligatoria per 3 ordini di motivi: la velocità e puntualità nella diagnosi e quindi nella conseguente terapia, razionalizzazione dei costi perché è possibile sostenere delle attività impensabili prima con delle modalità, diciamo così, così ravvicinate, così efficaci, e poi soprattutto la possibilità di mettere in rete i vari sistemi che altrimenti non sarebbe possibile. E quindi per la polizia, che ovviamente per il Presidio di Stato, che ovviamente è molto imposto, questo progetto ci ha visti assolutamente non solo attenti, ma anche capaci di mettere in rete appunto il sistema sanitario e quello dell'ordine pubblico appunto in maniera così efficace.